Buonasera a tutti, 18:34, il nostro appuntamento di fine giornata per quanto riguarda il commento di chiusura sui principali listini finanziari. Oggi, prima seduta della settimana, si arrivava da una settimana in ordine sparso per quanto riguarda i principali mercati azionari, con Wall Street negativa, la performance settimanale positiva all'Europa e con Piazza Affari quasi più 1%. La nuova ottava si apre all'insegna di volatilità, nervosismo, la paura è quella appunto di una Federal Reserve è più aggressiva in tema di rialzo dei tassi di interesse, tant'è che oggi il report di Goldman Sachs parla di quattro rialzi di tassi di interesse appunto oltreoceano. Questo basta a riportare le vendite anche sui listini americani con il Nasdaq che ancora una volta fa registrare una delle peggiori performance e le vendite si abbattono anche sul mercato secondario, con il T-bond americano, il decennale, che sale oltre area 1,8%, iniziano ad essere questi rendimenti che potrebbero appunto rappresentare anche un'occasione per la liquidità appunto che sta uscendo dal mercato azionario. Andiamo comunque nello specifico a vedere quello che è successo sul mercato delle valute, perché ancora una volta l'euro manca il break delle resistenze nei confronti del dollaro, 1,1370, ricordiamoci che i prezzi stanno muovendo ormai da diverse settimane all'interno di questo box e solo con il break di queste resistenze noi avremo un segnale di positività. Per quanto riguarda il petrolio, tornano le vendite prese di beneficio, ricordiamoci l'importante recupero che si è innescato dai 70 dollari e oggi ne abbiamo 80 dollari al barile, segnali di debolezza li avremo solamente con discese sotto area 79,5 50 dollari, mentre per quanto riguarda il gold, giornata possiamo dire in leggero recupero, prezzi che comunque viaggiano sotto la soglia dei 1800 dollari l'oncia, sempre all'interno di questo famoso trading range 1830-1835 resistenze e supporti posizionati in area 1725 dollari l'oncia, quindi un gold che al momento non riesce a uscire da questa fase per poter appunto inviare un segnale di positività. Per quanto dicevamo, il nostro mercato azionario giornata caratterizzata da debolezza, da vendite e con i prezzi che durante la prima parte della giornata si erano spinti in territorio positivo, tranne poi chiudere in ribasso. I prezzi dell'indice, del nostro indice principale, perde quasi lo 0,70%, prezzi che chiudono la giornata in area 27.350 punti. Siamo ormai a contatto con i primi importanti supporti di breve posizionati in area 27.200-27.350, quelli rappresentano appunto un importante livello supportivo sotto i quali la fase correttiva potrebbe proseguire in direzione poi dei 27.000 punti, ma in direzione poi dei prossimi importanti supporti, ovvero gli ex massimi d'agosto posizionati in area 26.600-26.150 punti. Quindi i primi livelli che andremo a monitorare sul nostro indice principale sono posti appunto in area 27.200-27.250 punti. Sotto questi livelli, allora, fase correttiva che si è innescata durante la scorsa ottava dai massimi degli ultimi 16 anni che potrebbe appunto nel breve proseguire e fermo restando, ancora una volta lo sottolineo, che l'impostazione di fondo rimane al rialzo, ma mercati che iniziano a, tra virgolette, a cambiare, perché vediamo appunto questa paura derivante dal rialzo dei tassi di interesse. Abbiamo in Italia in particolar modo poi i problemi legati allo spread, alla elezione presidenziale pubblica e quindi se Mario Draghi rimane presidente del Consiglio, quindi anche questo rappresenta un importante market mover a cui guarderanno i mercati durante le prossime giornate, perché si avvicina appunto l'elezione del Presidente della Repubblica. E poi ricordiamoci anche i problemi legati al settore immobiliare cinese e con alcuni fallimenti, non è solamente Evergrande, ma anche, come abbiamo scritto nella mail di apertura, alcune società piccole che stanno soffrendo e che possono appunto andare incontro a dei fallimenti. In questa fase di mercato reggono bene le banche perché potrebbe tornare d'attualità la
un eventuale appunto consolidamento dopo l'interesse di BPR e del Crédit Agricole verso Carige, e quindi questo potrebbe portare l'interesse sul settore bancario, essendo non un indice bancocentrico, potremmo tenere, reggere meglio rispetto agli altri mercati. Esce metà posizione oggi di Assoin, che entra nel range di vendita, poco altro da segnalare, l'abbiamo detto nei giorni passati, sotto osservazione rimangono alcuni titoli come Amplifon e come Moncler, come Seco, però vediamo se alcuni livelli tengono, perché altrimenti appunto su alcuni titoli si potrebbe iniziare anche a mettere in campo delle possibili operazioni ribassiste nel caso in cui dei livelli importanti iniziano a cedere, però lo vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo visto fino ad oggi che solitamente tutte le fasi correttive sono rimaste, sono diventate le occasioni d'acquisto. Vediamo se anche in questa fase di mercato la debolezza attuale rappresenta una nuova buy opportunity. Detto questo, l'appuntamento domattina, mail di apertura e poi eventualmente con i segnali operativi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona serata. A domani. Ciao a tutti.